Attenzione, nel video di oggi andrete a vedere delle hack davvero potentissime su Fall Guys. Infatti, nonostante questo videogioco sia uscito solamente da pochissime settimane, esiste già qualcuno che è riuscito ad utilizzare dei cheat davvero potentissimi. Perciò mi raccomando, guardate questo video fino alla fine e poi scrivetemi qua sotto nei commenti cosa ne pensate e qual è la hack più potente in assoluto secondo voi. Ma prima di iniziare vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, ma soprattutto attivate la campanella delle notifiche per non perdervi mai altri episodi divertentissimi sulle hack. Detto questo, buona visione. Perfetto, siamo pronti a reagire a tutti i cheat più forti in assoluto su Fall Guys. Partiamo entro 3, 2, 1. Eccoci qua, questo ragazzo molto tranquillamente. Guardate quello, regà. Guardate, è partito, regà. No, vabbè, ma sono illegali. Ce l'avete visto? Si è preso, è partito proprio flash. Nessuno di voi è pronto a guardare quest'hack, che a parer mio è una delle più potenti in assoluto. Avete presente l'ultimo livello di Fall Guys? Quello dove praticamente c'è il pavimento che si spezza. Beh, in questo livello guardate cosa fa questo hacker. Guardatelo, regà. Sta fluttuando. Cioè, raga, tipo lui è come se nuotasse in questo momento. La gravità proprio se l'è scordata ad Oxford. Here we go! Ok, attenzione. Questo ragazzo sta giocando tranquillamente a Fall Guys. Boh! Cosa è successo? Non so se avete capito bene. Guardate attentamente. Quel ragazzo era là e a un certo punto vola via. Cioè, si è fatto tutta la lobby così, beffati tutti. No, vabbè, raga, questa secondo me è nella top 3 delle hack più potenti in assoluto per adesso. Oh mio Dio! Questo livello è quello dove praticamente devi rubare la coda agli altri. Solamente che questo corre tipo ai 200 km/h, quindi è praticamente impossibile che qualcuno riesca a prendergliela, a meno che... No, vabbè, ma fa proprio schifo allora, ma fa proprio schifo, cioè già stai hackerando e poi ti lasci anche battere da quegli altri, ma allora sei proprio uno schifoso. Oh mio Dio ragazzi, anche questo vola, cioè guardatelo, è sospeso in aria, lui cammina tranquillamente. Tutto a posto fratello, è tutto a posto vedo. Una delle clip che mi ha sconvolto più di tutte è stata proprio questa qua. Guardate cosa combina questo ragazzo. Cioè, guardatelo qua. Con la speed hack è praticamente impossibile batterlo, perché lui passa da una parte all'altra del campo in 2 secondi. Messi, sì. Quanto diamine è forte. Vabbè, poi gli altri poveretti sono bullizzati. Guardatelo! Guardatelo, è partito! È partito anche lui con la speed hack. Vincerà sicuramente questo round. Vabbè, gli altri, raga, gli altri non hanno speranze. Vabbè, ma io mi dico, ma perché non li bannano questi qua? Ma perché è vergognoso? Cioè, rovinano il gioco a quegli altri. Oh mio Dio! Oh mio Dio, ma questo cosa sta facendo? Questo fluttua nell'aria, è Gesù Cristo. Attenzione, credo di aver trovato un hacker che corre ancora più veloce degli altri. Guardatelo insieme al nostro amico giapponese, buongiorno. Watashi no yarikata de yattiru da. Eccolo, è partito. Questo va ancora più veloce, raga. Questo va di lunga più veloce rispetto a quegli altri che abbiamo guardato prima. Oh mio Dio, sono riuscito finalmente a trovare una clip dove si vede in prima persona l'hacker mentre corre. Quindi adesso, raga, vedremo appunto cosa vede quest'hacker. Oh mio Dio, oh mio Dio. Cioè, praticamente anche se lui becca il martello o cose varie, comunque non viene respinto. No, vabbè, ma che nabbo, non riesce neanche a fare il salto. Oh mio Dio, quanto è veloce, non riuscirà a vincere. No, vabbè, la sta perdendo davvero anche con le hack. Ma bisogna essere proprio degli stronzi. Cioè, ti metti le hack e poi riesci anche a perdere. Vabbè, ma io non ho parole. Ma ora è arrivato il momento più bello di tutto il video, perché stiamo per andare a vedere gli hacker più pericolosi in assoluto di Fall Guys. In confronto a questi, gli hacker che avete visto prima erano davvero molto scarsi. Perciò lasciate un like e partiamo immediatamente. Ok, oh mio Dio. Cioè, questo sta...
Sta saltando nell'aria. Guardate, è sopra l'arena, sospeso con la coda lì. Come fa uno a prendergliela? Cioè, questo è imbattibile adesso. Vabbè, ciao. Vabbè, anche questo c'ha la speed ultra potente. Oh, attenzione, galleggia nell'aria. Ma che cavolo è? Vola! Oh mio Dio, può volare! Questo era uno dei più potenti che abbiamo mai visto. Guardate questo! Guardate questo! No, vabbè. Corona easy win proprio. No, ma questo... Oh mio Dio, raga, ma questo è andato fuori dall'arena. È un uccello. Guardatelo, vola. Cioè, è uscito proprio dal mondo di Fall Guys. È fuori dall'arena. Ma la vera domanda che tutti voi vi starete facendo è: effettivamente, quando uno usa le hack, cosa vede? Ecco qua, raga, cosa vede uno con le hack. Guardiamo insieme questa clip perché secondo me ha dell'incredibile. Cioè, lui praticamente vede dei quadrati intorno ai players e riesce a capire... Oh mio Dio, ma che salto ha fatto? Riesce a capire a che distanza si trova rispetto a quegli altri. Cioè, lui passa da un checkpoint all'altro con un salto. Eccolo qua, questo è il pannello di controllo delle hack. Lui lo può aprire e chiudere quando vuole disabilitarle oppure abilitarle. Ecco qua, un altro round. Vediamo sempre la sua visuale, vabbè. Ora farà un salto. Un salto e ha vinto. Ma che cavolo ha fatto? Eccoci qua, un altro livello. E vabbè, lui sempre con un salto l'ha fatto. Cioè, no, vabbè, non ci credo. Non ci credo. Cioè, riguardiamo da capo. Parte la partita, lui fa un salto e vince istantaneamente. Cioè, proprio vola. Non ho mai visto niente di simile in un gioco. Neanche su Fortnite esistono degli hacker così potenti. Ok, ovviamente è palese che vincerà lui, perché adesso volerà in culonia. Ok, lui non ha gravità, quindi lui continua ad andare lentamente. Oh mio Dio, lui non ha né la gravità e ha il super salto, quindi cioè va in altissimo praticamente. Guardatelo, Super Mario proprio, non si ferma più. Guardatelo, dove stai andando? Torna giù. Raga, se non sbaglio sta uscendo anche dall'arena, ma dove cavolo è andato? Vabbè, ovviamente ha vinto. E vabbè, GG per te fratello, non so davvero cosa dire. E quindi niente raga, spero davvero che questo video vi sia piaciuto. Scrivetemi qua sotto nei commenti qual era secondo voi l'hacker più potente in assoluto di Fall Guys. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto, perché se vi iscrivete al canale non perderete mai altri video simili. Attivate la campanella delle notifiche e noi come al solito ci vediamo ad un prossimo video. Bella raga.